Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui con un nuovo approfondimento, ovvero la terza parte dei portatori dell'anello. E con me oggi c'è di nuovo Nenia. Ciao! Bene, adesso riprenderemo da. Riprendiamo dal discorso dell'altra volta, eravamo rimaste alla conclusione della trattazione sui non portatori e quindi ci apprestavamo a cominciare quella sui portatori. Quindi parleremo degli effetti dell'anello sui diversi personaggi che l'hanno portato e vedremo un po' come le storie, le vicende di questi personaggi siano profondamente diverse tra loro, anche se possiamo rilevare delle similitudini. E per affrontare questo argomento riprenderemo anche quella che era stata la lista che mi ero permessa di fare sugli effetti dell'anello. Avevo fatto questo elenco in maniera tale che ci potessimo orientare e potessimo appunto individuare questi effetti, queste conseguenze che l'anello causa sulle persone. Ok. Allora, nella lista c'erano 5 punti. Primo punto, progressivo distacco dalla realtà. Secondo punto, istigazione alla violenza verbale o fisica. Terzo punto, desiderio di dominio sugli altri. Quarto punto, megalomania. Quinto punto, dipendenza. Avevo stilato questa lista per l'appunto, dopo aver osservato con attenzione sia le esperienze dei non portatori che le esperienze dei portatori. Tuttavia, sin dall'inizio del nostro discorso è apparso molto chiaro come essere portatore ti esponga a quello che potremmo definire un rischio maggiore, ovvero di tutti questi 5 effetti che ho elencato, solo un portatore è esposto a tutti e 5, perché un non portatore dell'anello, quindi una persona che l'anello non lo porta, ma vi entra indirettamente in contatto, quindi non lo indossa, non lo custodisce, non, ma entra soltanto in contatti indirettamente con un'altra persona che magari lo sta portando, lo sta custodendo. Ecco, una persona che si trova in quel tipo di situazione, un non portatore, sfugge a determinati tipi di effetti. Potremmo dire, tra virgolette, che in un certo senso si salva. Certo, abbiamo visto che anche essere non portatore può condurti ad una strada senza ritorno, abbiamo visto il caso di Boromir. Ma indubbiamente l'essere portatore ti espone a rischi in più, perché un non portatore non potrà mai, per esempio, sperimentare né la dipendenza né il distacco dalla realtà, perché il distacco dalla realtà è uno di quegli effetti che soltanto portando l'anello progressivamente ti colpiscono. Andiamo adesso ai nostri portatori. Ovviamente, non possiamo parlare di tutti quanti loro nell'intervento di oggi e quindi rimanderemo quelli che ci rimangono alla prossima puntata. E comincerei, per una questione di comodità, in ordine cronologico con Isildur, che per quello che sappiamo è effettivamente il primo portatore, se eccettuiamo Sauron, che è il creatore dell'anello. A proposito di Isildur, tra l'altro, vorrei ringraziare una persona che ha commentato sotto l'approfondimento dell'altra volta, perché ha fatto notare una cosa secondo me molto interessante. Quindi grazie Domenico per aver sollevato, diciamo, questo spunto di discussione in più, che riguarda per l'appunto quella che potremmo definire, tra virgolette, l'ignoranza su ciò che realmente era l'unico anello ai tempi della seconda era. Facciamo un attimo un appunto su quella che è la cronologia degli eventi. Sappiamo che la caduta di Sauron, quindi la grande battaglia dell'ultima alleanza di elfi e uomini contro di lui, che termina con Isildur che gli taglia il dito, si colloca proprio alla fine della seconda era. Dopo la caduta di Sauron comincia la terza era, che poi è quella in cui ci sarà anche il ritrovamento dell'anello, eccetera, eccetera, ma ci arriveremo dopo. Quello che noi sappiamo dell'anello, faceva notare giustamente anche Domenico, deriva dalle informazioni che ci vengono date durante il consiglio di Elrond. Col consiglio di Elrond naturalmente siamo nella terza era. Quindi molti, molti, molti anni dopo
che Isildur si era impadronito dell'anello. Per cui c'era tutta un'altra conoscenza che nel frattempo si era potuta, diciamo, accumulare in merito. Mentre invece, all'epoca in cui Isildur si impadronì dell'anello, le conoscenze sull'anello stesso erano molto scarse. Probabilmente non si sapeva neanche esattamente l'anello a che cosa servisse e che cosa facesse. Tant'è vero che poi ci sono voluti davvero tanti anni perché, innanzitutto perché si scoprisse che fine aveva fatto l'anello dopo la morte di Isildur e soprattutto perché si riuscisse, se vogliamo metterla così, a escogitare un piano per decidere che cosa fare dell'anello stesso. Durante il consiglio vediamo che prima di arrivare alla soluzione definitiva di distruggerlo ci vuole anche molto tempo, c'è una lunga, lunga discussione. Quindi effettivamente è importante sapere questo perché per l'appunto ci aiuta a capire meglio anche la posizione di Isildur stesso, che entra in possesso di questo oggetto, sa che effettivamente è un oggetto appartenente al nemico, ma probabilmente ne ignora in gran parte quelli che sono gli effetti, soprattutto quelli che sono gli effetti più subdoli, più negativi. Possibile anche che lo considerasse un oggetto simile a un'arma, non di diversamente da Boromir, per esempio. Quindi magari credeva di potersene servire per una buona causa, magari credeva di potersene servire per allontanare quelle che erano le ultime forze di Sauron rimaste, perché ricordiamoci che comunque dopo la caduta di Sauron non è che la situazione è diventata subito tranquilla, felice e serena. C'erano comunque tanti altri orchi in giro. Alcuni orchi, tra l'altro, non sapevano nemmeno che Sauron fosse caduto perché in quel momento erano fisicamente lontani da Mordor, si trovavano in altre zone della Terra di Mezzo. Infatti vediamo che poi proprio un gruppo di questi orchi, probabilmente ignari della caduta del loro padrone, attaccano Isildur ai campi ridati, portandolo poi alla morte. Quindi, insomma, era una situazione molto particolare, non facile. Isildur usciva da una guerra in cui aveva perso il padre, aveva perso il fratello, quindi effettivamente non è da escludere che avesse pensato all'anello come un qualcosa che poteva permettergli di mettere a tacere queste ultime creature malvagie ancora legate a Sauron che erano ancora in giro. E quindi, insomma, questo per quanto riguarda quella che è la sua vicenda. Poi guardo a quel poco che sappiamo di lui, perché effettivamente di Isildur sappiamo poco come personaggio, non conosciamo granché neanche del suo temperamento. Ci viene descritto in poche parole sia attraverso quello che possiamo apprendere di lui nel Signore degli Anelli e sia nel volume Racconti Incompiuti come un uomo molto orgoglioso, molto fiero. Quindi sicuramente era uno che sapeva il fatto suo, per dirla un po' terra terra. Però, per l'appunto, per quanto riguarda il suo, tra virgolette, rapporto con l'anello, penso che più che altro possiamo fare delle congetture. Sappiamo che si è rifiutato di distruggerlo e che ha voluto tenerlo. Questo lo sappiamo per certo. Tuttavia, ripeto, non sappiamo quali siano stati poi i suoi pensieri al riguardo, perché a leggere Il Signore degli Anelli si direbbe semplicemente che lui abbia appunto conservato l'anello, che lo considerasse bello, che lo considerasse prezioso. Sicuramente ci ricordiamo tutti quanti del passaggio, e che è presente anche nel film, tra l'altro, in cui vengono letti degli estratti della pergamena di Isildur. Quindi da là possiamo intuire che lui considerasse l'anello qualcosa di prezioso e che per l'appunto l'aveva tenuto anche per commemorare, diciamo così, il giorno dell'ultima battaglia in cui erano morti suo padre e suo fratello. D'altra parte, però, se andiamo a vedere Racconti Incompiuti, vediamo anche che lui nei confronti dell'anello sembrava aver sviluppato dei sentimenti ambivalenti.
Tanto è vero che poco prima di morire, parlando con uno dei suoi figli, dice: il mio orgoglio è crollato. Ecco, a me è rimasta molto molto impressa questa frase, perché il figlio gli aveva chiesto se poteva utilizzare l'anello per tenere a bada gli orchi che li stavano attaccando, e Isildur dice di non potersene servire e poi fa questa affermazione, ripeto, secondo me è molto forte: il mio orgoglio è crollato. Quindi forse effettivamente lui in quel momento si pente di aver tenuto l'anello, anche perché sappiamo per certo che quando Isildur è stato aggredito da questo gruppo di orchi era sulla strada per Gran Burrone, stava andando a trovare Elrond. Sappiamo che andava da Elrond perché a Gran Burrone erano rimasti sua moglie e il più giovane dei suoi figli, quindi voleva andare, tra virgolette, a riprenderli per poi riportarli a Gondor. Però sappiamo anche che voleva parlare con Elrond, quindi aveva bisogno di un suo consiglio, secondo me, proprio riguardo all'anello. Diciamo che leggendo Racconti incompiuti il quadro si arricchisce. Ora, io non dico che Racconti incompiuti non conti nulla, anzi, secondo me tra le pubblicazioni di Christopher Tolkien è sicuramente una delle più importanti a cui possiamo attingere. E c'è da dire però che contiene anche delle aggiunte, dei racconti, per l'appunto, che Tolkien aveva sviluppato un po' sul tardi, quindi anche a una certa distanza dalla pubblicazione del Signore degli Anelli. Quindi, per l'appunto, nel caso di Isildur non sappiamo se le idee che poi sono confluite in Racconti incompiuti Tolkien le avesse dall'inizio, sin da quando scriveva il Signore degli Anelli, oppure se le abbia rielaborate dopo. In ogni caso resta comunque un utilissimo approfondimento sul personaggio. E vorrei anche precisare un'altra cosa, sempre legandomi a quello che giustamente faceva notare Domenico. Il fatto che sull'anello nella seconda era, all'inizio della terza, ancora si sapesse poco. In effetti, se noi guardiamo la versione cinematografica, è stato dato un po' troppo per scontato, no? Che la gente fosse informata su che cos'era l'anello, su quale fosse la sua pericolosità. Tant'è vero che vediamo proprio questa scena di Elrond che accompagna Isildur presso la voragine del fato, cerca di convincerlo a distruggere l'anello. Una scena di cui nel libro non si fa mai cenno. Noi dal libro, dal Signore degli Anelli, sappiamo soltanto che Isildur si rifiuta di ascoltare i consigli di Elrond, quindi probabilmente Elrond, dopo la battaglia, gli aveva suggerito di non fidarsi dell'anello perché era di Sauron, o comunque anche di distruggerlo, sì, perché no, ma non abbiamo notizie che lo avesse accompagnato fino alla voragine del fato. Penso che se Elrond avesse fatto una cosa del genere ci sarebbe stato detto durante il consiglio da Elrond stesso. Invece non si fa menzione di una cosa del genere, quindi penso che possiamo tranquillamente definirla un'invenzione della versione cinematografica. E che quindi soltanto più tardi quest'idea di distruggere l'anello e che potesse effettivamente essere distrutto e che andasse distrutto, penso che solo successivamente sia diventata, diciamo, definitiva nelle menti dei saggi, quindi di Elrond compreso. Per concludere il mio discorso su Isildur, poi tu potrai tranquillamente aggiungere qualcosa, vorrei anche menzionare quanto tempo lui ha custodito quest'anello, che in effetti, se pensiamo poi ad altri portatori di cui parleremo, è un tempo relativamente breve, 2 anni. Però non sono neanche pochi, ricordiamoci di questa componente della variabile temporale, diciamo così, perché ci tornerà utile in un secondo momento. Quindi ricordiamoci che lui comunque lo custodisce per 2 anni. Poi sappiamo come va a finire: gli orchi gli tendono questa imboscata e lui viene ucciso, per cui l'anello cade nelle acque del fiume. E da lì poi comincerà un'altra storia. Secondo me, anche se comunque sono passati 2 anni, comunque Sauron era morto da poco, quindi probabilmente il suo potere era ancora maggiore, quindi ovviamente l'influenza dell'anello si faceva sentire molto potentemente su Isildur
E quindi appunto possiamo vedere che comunque la sua influenza su Isildur era molto più forte, come per esempio lo si può vedere a distanza di anni, quando un altro personaggio si trova nella stessa condizione di dover portare l'anello, però a differenza sua, dato che comunque Sauron era stato sconfitto già da parecchio tempo, l'anello era stato dimenticato, quindi probabilmente il potere di Sauron era andato un po' scemando. Quindi col passare del tempo magari la sua influenza si è fatta più debole, e quindi tenere tanto a lungo l'anello portava a effetti che magari a Isildur si sono visti, pressoché subito, visto che comunque ha iniziato a sviluppare la dipendenza e diciamo anche un po' di megalomania, perché sicuramente pensava che con l'anello poteva riuscire a portare la pace e distruggere tutti quanti gli orchi. E secondo me comunque Elrond ha suggerito a Isildur di distruggere l'anello, anche se ai tempi non si conoscevano gli effetti, si sarebbero conosciuti poi nella terza era, perché comunque per via del, magari per il legame con i tre anelli degli elfi e l'unico anello, magari poteva intuire di che cosa si trattava, ma senza esserne troppo sicuro. Sicuramente Elrond ne sapeva più di Isildur in merito, perché comunque c'era già stata tutta la questione della forgiatura degli anelli, Sauron che aveva ingannato i fabbri elfici, quindi sicuramente Elrond sapeva molto più di Isildur sulla questione. E sì, suppongo che gli abbia anche detto di distruggerlo. Quello che puntualizzavo io è che, secondo me, non può essere arrivato ad accompagnarlo fino alla montagna. No, no, quello no. Anche perché mi sa che ai tempi non si sapeva che per forza con le fiamme con cui era stato forgiato bisognava distruggerlo. Oppure si credeva che potesse essere distrutto anche in altri modi, non sappiamo, insomma. Teniamo conto che poi, per l'appunto, quando parlano al consiglio, e sono passati tanti anni e ci sono stati anche tutti gli studi di Saruman sugli anelli, perché se ti ricordi Saruman era proprio quello che si occupava di studiare gli anelli e il loro uso, una cosa che poi, come sappiamo, l'ha portato anche sulla cattiva strada, ma che non era nata con cattive intenzioni. C'era anche più conoscenza grazie agli studi che aveva fatto Saruman sugli anelli, suppongo. Poi sì, per quanto riguarda gli effetti su Isildur non possiamo dir molto, proprio perché, tra virgolette, solo 2 anni di possesso, che comunque 2 anni non sono noccioline, però è un personaggio di cui per l'appunto non si parla molto, non sappiamo granché, e quindi possiamo, tra virgolette, soltanto tirare a indovinare. Sì, possibile che avesse avuto anche qualche attacco di megalomania, proprio per il fatto che dicevi tu prima, di cercare, diciamo, di sopraffare gli orchi, di, ovviamente sempre comunque per un buon fine, perché giustamente se gli orchi erano stati al servizio di Sauron, gli avevano fatto la guerra, insomma, ovvio che comunque lui pensasse: se li posso tenere a bada anche con la forza, lo faccio. Comunque, sì, potrebbe effettivamente aver sofferto di megalomania, diciamo così, anche perché consideriamo che stiamo parlando di un discendente di re, di una persona che comunque aveva un certo potere. Sappiamo che più potere hai, e più è facile che comunque l'anello faccia presa su di te. E oltre a questo, sicuramente 2 anni sono un periodo più che sufficiente per sviluppare una dipendenza, come no? Comunque, alla fine, diciamo che per quanto riguarda Isildur il discorso si può fermare qui. Avventurarsi troppo a fare supposizioni quando non abbiamo molto materiale a disposizione renderebbe il discorso dispersivo. Aggiungo soltanto una piccola precisazione, così diciamo che non è neanche
riguardante l'argomento, ma riguarda semplicemente il nome del personaggio che noi siamo abituati a pronunciare Isildur perché così lo sentiamo pronunciare nella versione italiana del film, però in realtà l'accento dovrebbe cadere sulla seconda I, quindi dovrebbe dirsi Isildur in realtà. Ma non siamo abituate, quindi prendiamo la via più facile. Oh mio Dio, Isildur, mi fa strano. Sì, è strano, ma probabilmente è solo questione di abitudine, quindi per comodità noi useremo la pronuncia che è più famosa per noi, anche se è meno corretta, ecco. Finita questa prima parte del discorso, quindi questo primo portatore, entriamo ancora più nel vivo e parliamo del nostro secondo portatore, che è Gollum. Vedremo adesso come l'anello è riuscito ad arrivare fino a lui, e questa volta lascio parlare la mia amica Ste, vediamo come lei ricostruisce la storia di Gollum, e io interverrò in un secondo momento. Tutto ebbe inizio in una giornata di pesca alla Contea, dove Sméagol e suo cugino Dígol erano intenti a pescare del pesce, quando probabilmente per un errore di pesca Dígol finisce in acqua e lì viene attratto da un luccichio sul fondale, e una volta ritornato in superficie e aver preso tra le sue mani il luccichio, si accorge di avere tra le mani un anello tutto d'oro. In quel momento Sméagol si sente già subito attratto dall'anello e lo rivendica come suo per dono di compleanno. Pur di averlo, se ne impossessa uccidendo suo cugino Dígol, e poi, se non erro, spaccia per l'uccisione di suo cugino come un incidente. Sta di fatto che una volta impossessatosi dell'anello inizia il suo cambiamento, inizia a farsi sempre più violento, più schivo, inizia anche a fare uno strano verso con la gola. E infatti tutti quelli che lo conoscevano non facevano altro che chiamarlo Gollum in modo offensivo. Veniva anche trattato male da tutti quelli che lo conoscevano e anche dalla sua famiglia. Al che si perde completamente, inizia proprio a diventare dipendente dall'anello e passa tutta la sua esistenza in solitudine e nascosto il più possibile dalla luce del sole, perché alla lunga l'anello ha iniziato a addirittura portargli questo fastidio riguardanti la luce del sole. E quindi abbiamo il Gollum che prende il sopravvento dalla sua personalità di Sméagol e inizia a vagabondare, andare in giro per la Terra di Mezzo, soggiogato da una potenza a lui sconosciuta. Non ho idea se ho detto tutto, in caso aggiungi tu. La ricostruzione della storia ovviamente è corretta, aggiungo soltanto un paio di precisazioni. Allora, la prima è che effettivamente sì, l'anello viene trovato durante questa giornata in cui Sméagol e questo suo amico Dígol erano andati a pescare, però trovavano non nella contea, ma vicino ai campi iridati, che poi è lo stesso luogo in cui Isildur è stato ucciso. Infatti, all'epoca l'anello cadde nel fiume, proprio presso i campi iridati, ed è nel fiume che viene ritrovato. E poi, naturalmente, sì, sappiamo, lui si impadronisce di quest'anello, se ne serve per commettere cattivazioni, quindi piccoli furti, dopo l'omicidio di Dígol, ovviamente, e poi se ne va perché i suoi parenti lo cacciano. Sua nonna, che era il capofamiglia, lo allontana. E quindi lui se ne va, vagabonda, solitario, come giustamente tu hai detto, finché non arriva per l'appunto a chiudersi nella caverna in cui noi lo conosceremo. Perché noi Gollum, se ti ricordi, lo conosciamo già nell'Hobbit, quando lo incontra Bilbo, e Bilbo lo incontra proprio in questa caverna sotterranea nelle Montagne Nebbiose.
Il caso di Gollum è sicuramente emblematico, cioè è forse il personaggio che meglio di tutti ci permette di capire qual è la natura dell'anello e quali sono le sue conseguenze. Infatti, è proprio soffermandomi sul personaggio di Gollum che sono arrivata ad una riflessione che secondo me è giusto fare. Aggiungo, diciamo, tre punti importanti alla nostra lista originaria, ma non perché ci sono tre effetti in più da considerare tra le conseguenze dell'anello, ma perché ci sono dei punti da prendere in considerazione nel momento in cui ci soffermiamo ad analizzare le figure dei portatori. Quindi, oltre a conoscere la lista di effetti dell'anello, dobbiamo aggiungere questi tre punti che ci orientano nell'analisi delle figure dei portatori e soprattutto figure come quella di Gollum, che come dicevo è fondamentale, è emblematica. Tre fattori quindi che giocano un ruolo determinante nel rapporto con l'anello. La lunghezza del periodo trascorso come portatore, quindi ci riallacciamo all'accenno che facevo prima, teniamo in conto la variabile temporale, eccola qui. Due, il carattere del portatore, quindi i suoi pregi, i suoi difetti, e tre, la situazione in cui il portatore si trova. Perché ho detto che l'articolazione di questi punti mi viene proprio dall'osservazione della vicenda di Gollum? Perché nel suo caso potremmo dire che tutti e tre questi punti sono contro di lui. Mi spiego. Lunghezza del periodo trascorso come portatore. Gollum è il portatore che possiede l'anello più a lungo di tutti. Per la precisione, per 478 anni. Ho detto Madonna! tutto. Poi, il carattere, pregi e difetti del portatore. Allora, Gollum, anzi Sméagol, quindi torniamo un attimo alle origini. Sméagol non era una persona che potremmo definire completamente cattiva, però era una persona con dei difetti evidenti e soprattutto con una certa meschinità. Tolkien stesso nelle sue lettere lo definisce una sorta di ladro meschino già da prima di trovare l'anello. Quindi, certo, non possiamo dire che fosse una persona completamente votata al male, che fosse, non lo so, un Sauron o un Saruman diventato cattivo. Non credo che possiamo fare il paragone con quelle figure là, che tra l'altro hanno anche tutta un'altra statura dal punto di vista spirituale, dal punto di vista della conoscenza, eccetera. Però comunque Sméagol, per dirla in maniera un po' terra-terra, non era un santo. E quindi il fatto che fosse una persona con questi evidenti limiti caratteriali e anche relazionali, perché comunque questa sua reazione nei confronti di Diggle, che voleva a tutti i costi l'anello come regalo di compleanno, cioè indica quantomeno anche un certo egoismo, una certa avidità. Per cui il fatto che fosse una persona un po' meschina si è volta a suo sfavore, perché chiaramente poi con l'anello questo suo lato più meschino ha progressivamente preso il sopravvento. Terzo punto, la situazione in cui il portatore si trova. Sméagol si è trovato in una brutta situazione, perché si è trovato in un caso in cui impadronirsi dell'anello equivaleva a doverlo sottrarre dalle mani di un'altra persona, perché, come tu giustamente hai detto, è stato Deagol a trovare l'anello. Nessun altro portatore si è trovato in una situazione simile se non Isildur. Isildur che ha tagliato l'anello dalla mano di Sauron, quindi si è impadronito anche lui dell'anello con un atto di forza. La differenza è che Isildur ha colpito Sauron per cercare di fermarlo, di fermare il male, quindi di base lo potremmo definire un atto buono, indipendentemente da quelle che sono state le conseguenze. Quindi Isildur non mirava a prendersi l'anello, ma a cercare di tenere a bada Sauron. Sméagol invece fa un atto egoista, violento e cattivo ai danni di un amico, perché per prendergli l'anello arriva addirittura ad ucciderlo. Tuttavia, ripeto che altri portatori non hanno avuto la sfortuna di trovarsi in una situazione in cui prendere l'anello equivaleva a sottrarlo a qualcuno.
è specificatamente ad una persona cara. Se ci pensi, è una situazione molto difficile. Chiaramente non va inteso come un mio tentativo di giustificare l'atto di Sméagol, ma pensa se invece di trovarlo Deagol l'anello l'avesse trovato Sméagol, e se Sméagol fosse stato solo, almeno non avrebbe ucciso. Probabilmente sarebbe diventato comunque quello che è diventato, soprattutto se l'avesse tenuto per tutti quegli anni. A quel punto non ci sarebbe stato più scampo, perché dopo secoli chiunque sarebbe diventato l'ombra di se stesso. Però la degenerazione di Sméagol è stata accelerata proprio dal fatto che lui la prima cosa che ha fatto è stata uccidere per prendersi l'anello. La condotta del portatore è importantissima, perché se il portatore ha una condotta malvagia, scorretta, l'anello subito comincia ad influenzarti e a portare a brutte conseguenze, a pessime conseguenze. Quindi potremmo provare a immaginare, per l'appunto, magari non in questa sede, ma comunque ci rimane come spunto quest'idea: cosa sarebbe successo se Sméagol avesse trovato l'anello, ma l'avesse trovato in una situazione tale per cui non avrebbe ucciso Deagol? Ecco, io questa domanda me la sono fatta, perché effettivamente se avesse evitato questo omicidio tra l'altro di una persona che gli era amica, forse c'era la possibilità che questa sua corruzione non fosse così accelerata, perché quello che colpisce del caso di Sméagol è la velocità con cui lui è stato corrotto, non tanto che a distanza di tutti quegli anni fosse un relitto, perché ribadisco, dopo 478 anni, chi non si sarebbe ridotto in quella maniera? Cioè, è inutile che pensiamo, ah no, ma altre persone avrebbero fatto meglio. Passati tutti quegli anni, uno poteva essere santo, buono, poteva essere come volete, ma non ci sarebbe stato scampo. Il problema quindi non è quello, il problema è che purtroppo lui si è messo subito sulla cattiva strada, perché ha commesso subito quest'atto violento, e quindi il processo di degenerazione spirituale e in seconda analisi anche fisica, perché vediamo che Sméagol si è deformato anche fisicamente, è stato rapido. Se lui non avesse ucciso, se si fosse semplicemente impadronito dell'anello perché in quel momento era da solo, forse sarebbe passato più tempo prima che si riducesse nelle condizioni in cui si è ridotto. Forse sarebbe riuscito a trascorrere più tempo comunque con i suoi simili o con la sua famiglia. Insomma, è un'osservazione interessante, secondo me, su cui soffermarsi, perché per quanto la figura di Sméagol abbia molti aspetti negativi, è comunque anche un personaggio che ha avuto le sue sfortune. Quindi da questo punto di vista, secondo me, invece di puntare subito il dito a Sméagol ha ucciso Deagol e quindi si è rovinato, questo è vero che ha ucciso Deagol ed è vero che si è rovinato, ed è altresì vero che un'altra persona non avrebbe necessariamente compiuto quell'atto, quindi non voglio svincolarlo dalla sua responsabilità. È chiaro che Sméagol è responsabile di questo suo omicidio, però è anche un problema, ripeto, di circostanze. Si è trovato in quella circostanza là in cui ottenere l'anello significava per forza commettere una qualche forma di violenza, non necessariamente uccidere, d'accordo, ma i due alla fine probabilmente hanno litigato per cercare di avere quest'anello, e alla fine Sméagol ne è uscito vincitore. Noi non conosciamo nei fatti come si sia svolta la lotta, perché nel libro Gandalf racconta a Frodo la storia di Sméagol, e quindi è tutta una vicenda ricostruita che Gandalf stesso ricostruisce in base a quello che Sméagol gli ha detto. Per cui sappiamo soltanto quella che è la versione abbreviata della storia, se così vogliamo dire. Però al di là di questo, un'idea possiamo comunque farcela, anche se non abbiamo veramente assistito alla scena. Parlo del libro, naturalmente, non del film. Anche se non abbiamo assistito alla scena, sapendo che comunque Deagol è morto per strangolamento, non è che di strangolamento si muore istantaneamente. Quindi sicuramente, penso io, un po' di resistenza deve aver cercato di opporla. Perché se Sméagol gli fosse saltata addosso e
Deagol per paura avesse mollato l'anello, Sméagol non avrebbe avuto bisogno di ammazzarlo. Quindi se l'ha ammazzato, evidentemente è perché Deagol l'anello non lo voleva mollare. Per questo dico, era una situazione tale per cui, anche se non necessariamente l'omicidio, solo la violenza poteva condurre ad un'appropriazione dell'anello. Ed è un tipo di situazione difficile da gestire, anche se sicuramente molto dipende dalla personalità delle persone coinvolte. Quindi il carattere di Sméagol, che era quello che era, aveva questa propensione all'egoismo, alla violenza, e quindi in quel momento sfocia in questo atto terribile. Ma ribadisco, se fosse stato da solo, quantomeno si sarebbe appropriato dell'anello in maniera meno traumatica e quindi forse sarebbe riuscito a tenerne un po' più a bada la corruzione all'inizio. Magari sarebbe venuto anche prima il suo possibile pentimento tramite Frodo? Magari vedendo la pietà che Frodo gli mostrava riusciva ad avere maggiore effetto fin da subito e quindi avremmo avuto di nuovo la predominanza di Sméagol su Gollum e quindi magari la situazione si sarebbe messa in modo diverso e quindi magari anche Sam l'avrebbe visto in modo diverso? Non lo sappiamo, è un'ipotesi chiaramente. Io il tipo di discorso che faccio io è più relativo a quelle che sono state le sue azioni iniziali, cioè questo fatto comunque di nascondersi da tutti, di andarsene. Certo, se n'è andato perché a un certo punto l'hanno cacciato per il modo in cui si comportava. Però, ecco, questo fatto che lui, subito dopo l'omicidio di Deagol, la prima cosa che ha pensato è stata ovviamente cercare di nascondere il cadavere e poi comunque dileguarsi per far sì che non scoprissero che era stato lui e poi cominciare a commettere furti sfruttando il fatto che l'anello lo rendesse invisibile. Ecco, secondo me tutta questa cosa, questa parte iniziale, diciamo, sarebbe arrivata un po' più in là se Sméagol non avesse ucciso Deagol. Quindi penso più a quello che è stato il processo iniziale. Per dirla in soldoni, più cattive azioni fai quando hai l'anello e peggio è. Vero. Se aggiungiamo che tu, per impadronirti dell'anello, commetti un atto violento e peggio ancora. Poi più avanti non lo so, più avanti certo è che Sméagol per tutti quei secoli continuava comunque a essere ossessionato dall'omicidio di Deagol, quindi non è che è una cosa che poi a un certo punto non ha influito più su di lui, probabilmente anzi è una cosa che gli è rimasta, diciamo. Però nonostante questo credo che comunque appunto passati tutti quegli anni il suo atteggiamento sarebbe rimasto comunque molto molto meschino, ambiguo e tutte le cose che già sappiamo, quindi non so, incontrandosi con Frodo, se poi sarebbe potuto cambiare qualcosa, non lo possiamo escludere naturalmente. Però come dicevo, nel caso di Sméagol c'è proprio questo problema che lui effettivamente porta l'anello per troppo tempo. Alla fine io credo, ecco, saltando per un minuto avanti con i portatori che conosceremo più in là, io credo che anche un Bilbo o un Frodo dopo 478 anni, anche con una condotta eccellente nei primi, non so, 30, 60, 50 anni quanti sono, ma dopo secoli anche un Bilbo o un Frodo sarebbero diventati in quella maniera, perché è veramente troppo, troppo tempo. Considera poi l'isolamento che Sméagol ha attraversato tutto quel tempo da soli in una caverna, cioè lì è chiaro che ti riduci come una bestia. Non so cosa avrebbe fatto Bilbo, per esempio, a un certo punto se non avesse lasciato l'anello in eredità, perché comunque Bilbo ha, a parte che ha tutta un'altra personalità rispetto a Sméagol, era una persona che comunque viveva in una società, nella contea, no? Ed era anche abbastanza rispettato, aveva persone che gli volevano bene, certo aveva anche i parenti bisbetici, però voglio dire, faceva sicuramente tutto un altro tipo di vita, quindi non lo so che cosa avrebbe fatto a un certo punto. Certo è che la sua longevità sarebbe diventata sospetta, perché già per molte persone era strano che lui arrivasse così
vitale così, arzillo ai 111 anni. Immaginiamoci se avesse continuato a tenere l'anello anche dopo. Io credo che qualcosa si sarebbe incrinato. Poi non posso sapere cosa avrebbe fatto Bilbo. Bilbo è stato fortunato perché ha avuto Gandalf. Senza Gandalf, Bilbo non si sarebbe mai separato dall'anello. Dobbiamo anche considerare questo fatto. Sméagol non ha avuto nessuno in questo senso. Per cui, se molte cose sono sua responsabilità, va detto, va anche detto che diciamo la sfortuna gli ha remato contro. Non c'era nessun Gandalf al fianco di Sméagol, quindi Mi mancava proprio un punto di riferimento. niente, torniamo sempre lì. Purtroppo è una storia estremamente tragica quella di Gollum. Volta che ne parliamo sono tipo lì depressa. Comunque, tornando un attimino alla nostra lista, vediamo proprio come Gollum, su 5 punti io ho individuato che possiamo applicarne 4, quindi quasi tutti, come vedi. Perché Anche secondo me. il distacco dalla realtà lo abbiamo visto, è un distacco sia spirituale che fisico. Anzi, dice Gandalf che Gollum l'anello lo portava relativamente poco, perché altrimenti un portatore che indossa l'anello molto spesso per tanto tanto tempo può sbiadire, può diventare permanentemente invisibile. Quindi, da questo punto di vista, no, Gollum non si è sbiadito. Però, per l'appunto, facendo anche il tipo di vita che faceva, vediamo anche, insomma, che si è deformato fisicamente. Quindi il primo punto lo copre. Secondo punto, istigazione alla violenza. Non abbiamo bisogno di parlarne perché ne abbiamo discusso fino a poco fa. Poi la megalomania. Ecco, questo punto è interessante perché effettivamente una cosa particolare di Gollum, che secondo me potrebbe essere dovuta alla sua natura hobbit, è questo fatto che lui non ha interesse a dominare gli altri, non ha interesse a imporsi sugli altri. Per dirlo in maniera molto soft, è uno che sta tanto per i fatti suoi. Quindi non ha magari questa idea che lo vuol portare a prendere il potere, che vuole. Da lui del potere non interessa nulla. Quindi effettivamente anche dal punto di vista della megalomania non vediamo tanti esempi. A me l'unico che viene in mente è nelle Due Torri, quando praticamente è una di quelle scene in cui Frodo e Sam stanno dormendo e Gollum parla da solo, però in realtà Sam è sveglio e lo sente. E lo sente fare un discorso un po' strano, che comunque Sam non capisce fino in fondo, anche perché Gollum nomina una lei, che poi scopriremo essere Shelob, ma chiaramente Sam in quel momento non lo sa. Però vediamo che per l'appunto Gollum fa questa osservazione in cui personalmente percepisco una certa megalomania. Vedi, tesoro mio, se ce l'abbiamo noi, allora possiamo fuggire anche da lui, eh? Forse diventiamo molto forti, più degli spettri. Sire Sméagol, Gollum il Grande, il Gollum, mangia pesce ogni giorno, 3 volte al giorno, fresco dal mare. In questa citazione vediamo che Gollum sembra quasi darsi delle arie, si dà addirittura degli appellativi, no? E dice: possiamo fuggire anche da lui, cioè da Sauron. E dice, forse diventiamo molto forti più degli spettri, cioè dei Nazgûl. Ecco, a me questo sembra megalomania, sinceramente, proprio causata dall'anello. Consideriamo che lui in quel momento l'anello neanche ce l'ha, perché ovviamente è in viaggio con Frodo, quindi l'anello ce l'ha Frodo, e a Gollum l'anello manca da parecchi anni. Consideriamo tutto il periodo in cui l'ha posseduto Bilbo e poi il periodo in cui l'ha posseduto Frodo. Quanti anni sarebbero? Aspetta. Circa 76 anni. 76, 77, insomma, una cosa del genere. Quindi in quel momento lui fisicamente non ha l'anello, ma chiaramente dopo tutti quegli anni di possesso l'impronta gli è rimasta. Ecco, io qui sinceramente in questo passaggio vedo proprio megalomania, ma a parte qui non
non mi sembra mai di riscontrarla, perché secondo me la megalomania è proprio strettamente legata al desiderio di potere. Ed essendo che Gollum fondamentalmente non ha desiderio di potere, perché a lui non importa, lui alla fine l'anello perché lo vuole? Ovviamente perché ne è dipendente, quindi copre fortemente l'ultimo punto della lista, la dipendenza, lui proprio la esemplifica, tra tutti i portatori è quello con la dipendenza più forte, maggiormente spiccata. Quindi lo desidera perché ne è dipendente, ma poi nei fatti a che cosa gli serve? Cioè non è che neanche lo usi molto, come dicevamo anche poco fa. Ogni tanto si rende invisibile, magari per andare a caccia, ma se no lui a che cosa gli serve l'anello? Cioè, non ha sogni di potere, a lui l'anello piace perché è bello, ricordiamoci che per l'appunto Smeagol aveva questa tendenza anche al furto, quindi evidentemente gli piacevano gli oggetti preziosi, per cui gli piace l'anello perché è bello, perché è prezioso, perché ogni tanto lo può usare per rendersi invisibile e perché non riesce più a separarsene, essendo stato così profondamente colpito. Ma per il resto non è che dici adesso mi metto su un trono e domino tutti, anzi questo tipo di pensieri mi sembrano piuttosto estranei al suo modo di agire, perché Gollum alla fine è uno anche meschino, uno che cerca comunque di nascondersi, di non farsi notare, di quello che non vuole mai prendersi le responsabilità, no? Da un lato è positivo perché comunque lui non si mette appunto in testa questi sogni di dominio e quindi nuoce poco agli altri. Che poi secondo me il tipo di megalomania e desiderio di dominio si presenta soltanto per avere il dominio, tra virgolette dominio, su quel qualcosa di bello che tanto l'attira, che è l'anello. Non influenza minimamente il dominio sugli altri e quant'altro. Quindi, in conclusione, per quanto riguarda Gollum, direi che possiamo sintetizzare così, che è in una situazione in cui per l'appunto sperimenta quasi tutti gli effetti che l'anello provoca. E è in una situazione in cui a lungo andare non può più opporsi, perché comunque la sua forza di volontà, sua proprio personale, non influenzato dall'anello, è sempre più labile. A un certo punto lui fondamentalmente è uno schiavo dell'anello, e questo in conseguenza del lungo periodo in cui l'ha portato e secondariamente delle cattive azioni che ha commesso. Noi abbiamo poi occasione, come già accennavo, di conoscere altri portatori dell'anello che si trovano in una situazione di partenza tra virgolette più tranquilla, ovvero entrano in possesso dell'anello in un momento tale per cui non devono azzuffarsi con qualcun altro o qualcosa del genere. E uno di questi, naturalmente, sempre se seguiamo l'ordine cronologico come stiamo facendo, è Bilbo. Ricordiamoci che Bilbo trova l'anello nella caverna di Gollum, così, tra virgolette, per caso, e poi lo mette in tasca. Sappiamo che fa questa gara di indovinelli con Gollum, per cui alla fine voleva cercare di uscire da quella caverna perché si era perso, aveva naturalmente anche un po' paura di Gollum perché Gollum sembrava disposto a mangiarselo e probabilmente l'avrebbe fatto, e quindi alla fine di questa gara degli indovinelli diciamo che Bilbo si trova nella situazione tale da poter uscire dalla caverna con l'anello stesso ancora in tasca, perché Gollum non sapeva che Bilbo avesse l'anello, non si era reso conto di averlo perso, proprio perché non portandolo addosso, ma tenendolo sul suo isolotto in un luogo che sapeva solo lui, non poteva sapere che Bilbo lo portasse in tasca. E quando se ne accorge, Bilbo era già invisibile perché l'anello si era infilato, diciamo, accidentalmente al suo dito, lui ci stava giocherellando e quindi in quel momento si è accorto che l'anello rendeva invisibile, proprio perché Gollum a un certo punto non lo vedeva più. Si è verificata questa situazione in cui Bilbo è stato in pericolo,
anche se non ha dovuto lottare contro qualcuno per prendere l'anello, è stato comunque in pericolo di vita a un certo punto perché Gollum era furioso per questa sparizione dell'anello e quindi se fosse riuscito a mettere le mani su Bilbo, l'avrebbe sicuramente ammazzato. Bilbo inizialmente viene appunto protetto da questa situazione dell'invisibilità. Dopodiché c'è questa scena, questo passaggio molto importante, fondamentale, sia nel libro che anche nel film, in cui lui si trova vicino all'uscita, però non può uscire dalla caverna perché, per dirla in maniera molto banale, Gollum è in mezzo ai piedi. E lui potrebbe farsi scoprire, anche se invisibile, chiaramente se facesse rumore, verrebbe scoperto da Gollum. E quindi sul momento si interroga se ucciderlo oppure no. E come sappiamo, non lo uccide. Conosciamo tutti quanti la ragione, ne abbiamo già discusso abbondantemente in un altro dei nostri approfondimenti, quindi mi permetto soltanto di leggere una citazione. Lui adesso era invisibile. Gollum non aveva una spada. Gollum non aveva mai minacciato di ucciderlo, né aveva ancora tentato di farlo. Ed era infelice, solo e smarrito. Un'improvvisa comprensione, una pietà mista a orrore, pervase il cuore di Bilbo. Rapida come un baleno, si levò davanti a lui la visione di infiniti, identici giorni, senza una luce o una speranza di miglioramento. Pietra dura, pesce freddo, strisciare e sussurrare. Quindi Bilbo si, diciamo, impietosisce di fronte alla situazione di Gollum e invece di provare a ucciderlo, perché comunque aveva con sé un'arma, avrebbe potuto effettivamente ucciderlo affinché Gollum non lo scoprisse, decide di non ucciderlo e prova comunque a oltrepassarlo e a passare attraverso l'uscita, a varcare l'uscita. Ci riesce, però chiaramente Gollum si accorge della sua presenza, anche se ormai quando Bilbo è fuori. Ed è a quel punto che Gollum lo maledice, però ormai diciamo che non lo può più prendere. Questa situazione di Bilbo, è interessante per due motivi. Il primo motivo è, perché sappiamo che comunque lui si è trovato in una condizione tale da poter agire con violenza e sarebbe stata una violenza anche abbastanza comprensibile perché se avesse colpito Gollum l'avrebbe fatto per cercare di salvarsi. Quindi non sarebbe stata una violenza completamente gratuita, ma un tentativo di autoprotezione, per cui sì, avrebbe potuto farlo, non sarebbe stato così da biasimare. E invece lui non lo fa. Quindi questa è la prima cosa che ci interessa. Ed è anche una differenza fondamentale tra Bilbo e Gollum, perché laddove Gollum, o meglio Sméagol, uccide qualcuno, quindi distrugge una vita, invece Bilbo la risparmia. Quindi è un atto completamente diverso, opposto, soprattutto se consideriamo che Sméagol uccide un suo amico, mentre Bilbo risparmia un suo nemico. Quindi vediamo un forte contrasto tra queste due azioni. L'altro motivo per cui è importante questo passaggio è perché comunque se consideriamo anche le avventure che Bilbo ha avuto in seguito, stiamo naturalmente parlando degli eventi che vengono raccontati nell'Hobbit, quelli sono stati momenti in cui secondo me lui si è trovato più sul filo del rasoio, nel senso che una volta conclusa l'avventura con i nani e tornato nella contea, io non credo che lui abbia avuto occasioni, diciamo, particolari in cui l'anello gli sarebbe servito. E sì, ogni tanto sappiamo che lo usava per nascondersi dai parenti che lo tormentavano, però erano piccole cose, certamente non lo usava per commettere cose scorrette come Gollum che rubava e soprattutto ne faceva un uso, diciamo, che potremmo definire modesto. Nella contea Bilbo, secondo me, faceva una vita piuttosto tranquilla. Durante la sua avventura, invece, prima nella caverna di Gollum, poi nelle segrete del Re degli Elfi e varie altre situazioni, l'anello poteva effettivamente essergli utile, tant'è vero che lui si è reso invisibile più volte. Chi ha letto Hobbit lo sa, che Bilbo non si fa, diciamo, problemi a utilizzare l'anello,
proprio per questa questione che gli conferiva l'invisibilità, e lo usa per cercare di aiutare i nani. Quindi anche in casi come quelli potremmo dire che è un utilizzo a fin di bene. Ma una volta tornata alla sua vita tranquilla nella contea, l'anello fondamentalmente non gli serviva. Non lo so tu come la pensi, lascerò la parola a te adesso in modo tale che tu possa esplicitare la tua opinione. Però per come la vedo io, i rischi maggiori Bilbo li accorse all'inizio del suo viaggio, all'inizio del periodo in cui si è impadronito dell'anello. Prima perché per l'appunto avrebbe potuto uccidere Gollum. Per fortuna non l'ha fatto, però il rischio c'è stato. E poi perché durante la sua avventura con i nani, per l'appunto, si sono create varie situazioni in cui lui era anche in una condizione non facile, che vuoi un piccolo hobbit pur sempre in balia del mondo esterno, in mezzo poi anche a tutta quella controversia, no? Tra i nani, gli elfi, e il drago, e questo e quello. Quindi chiaramente nel corso della sua avventura non era in una situazione normale, per cui avrebbe sicuramente avuto più bisogno dell'anello in quel periodo là, piuttosto che invece quando era tranquillo e sereno a casa sua. Per cui anche se la sua avventura in fondo dura poco, mentre poi nella contea con l'anello ci sta per anni, anni e anni, tenendo comunque conto di questa cosa, credo che però i momenti più difficili, i momenti in cui avrebbe potuto, se vogliamo semplificare, cedere al male, siano stati durante la sua avventura. Anche perché non deve essere neanche facile gestire un potere come quello dell'invisibilità. Ribadisco, finché sei nel tuo ambiente caldo, confortevole, con persone che conosci bene, da cui sai di che cosa aspettarti, non credo che l'invisibilità a chissà che cosa ti può servire, a meno che appunto non la usi per fare cose scorrette, come nel caso di Gollum. Se invece sei in una situazione che potremmo definire di emergenza, in una situazione insolita in cui ti spaventi anche più facilmente, hai a che fare con cose più grandi di te, a quel punto che vuoi? Diventa anche un po' un qualcosa su cui fare affidamento. Dici, ah, io posso diventare invisibile, allora se mi trovo in una situazione X, meglio che diventi invisibile, perché così mi posso nascondere, perché così non mi vedono, perché così non mi metto in pericolo, eccetera, eccetera. Secondo me i momenti più difficili li ha passati prima e non dopo. Dopo, tutto sommato, ha avuto una vita abbastanza tranquilla, insomma, anche con tutto che aveva l'anello, e l'anello i suoi effetti ce li ha anche nella più tranquilla delle situazioni. Concordo con quello che hai detto, perché comunque, sapendo che poteva nascondersi, poteva anche benissimo dire: io mi metto l'anello, me ne torno a casa, non è affar mio. Un ragionamento che avrebbe potuto fare il Bilbo delle prime pagine, poteva dirmene: io non voglio intromettermi in queste cose, c'è troppo pericolo, c'è una guerra in vista, me ne lavo le mani, Thorin è anche uscito di senno, non voglio rischiare di non rivedere più la mia amata contea, quindi mi metto l'anello e tanti cari saluti. E lì così si sarebbe comportato da meschino, quindi probabilmente l'anello avrebbe iniziato a farsi sentire in modo un po' più negativo, però comunque non l'ha fatto, è stato coraggioso e ha utilizzato l'anello in modo molto più coraggioso e positivo piuttosto che fare il meschino, come avrebbe potuto per esempio fare un personaggio come Sméagol. Quindi già lì secondo me ha avuto il suo impatto positivo, che magari ha impedito che una volta tornato a casa utilizzava l'anello anche per cose magari non da Bilbo, chi lo sa. Però comunque sono concorde con te che una volta arrivato a casa non è che adoperava chissà quanto l'anello, forse soltanto per scappare da Obelia che voleva farsi vedere e rompere le scatole. Sì, infatti, a parte che per sfuggire ai parenti ficcanaso non risulta che l'avesse usato in chissà quale modo. E quindi, nonostante il suo possesso dell'anello sia lungo, cioè copra un periodo di tempo non indifferente, parliamo di una sessantina d'anni, quindi nonostante la lunghezza del periodo come portatore dell'anello, bisogna dire che comunque gli effetti su Bilbo sono abbastanza contenuti.
Non so, per quanto riguarda la lista che ho fatto, tu che tipo di effetti trovi in Bilbo? Sicuramente la dipendenza, perché è restio a cedere l'anello quando Gandalf gli dice di lasciarlo a Frodo, e in quel momento si intravede anche un po' di istigazione alla violenza, più verbale che fisica, perché aggredisce verbalmente Gandalf dicendogli te lo vuoi prendere tu per te stesso, e quindi per difendere il suo, tra virgolette, tesoro, inizia ad aggredirlo verbalmente. Se no, il distacco dalla realtà non mi sembra, e neanche il desiderio di dominio, megalomania. Forse il desiderio di dominio, non si può vedere il dominio sull'anello stesso e impedire agli altri di poterlo prendere, e quindi il dominio inteso in quel senso. Se no, soltanto la dipendenza e l'istigazione alla violenza. Tu che dici? Sì, sono d'accordo. La cosa che dici sul dominio si potrebbe co considerare alla fine un effetto della dipendenza, perché comunque la dipendenza ti spinge, secondo me, anche a un certo livello di paranoia, per cui tu non solo non ti vuoi separare dall'anello, ma hai anche paura che qualcuno te lo prenda, te lo porti via. Questa è una cosa che ossessionava Gollum. E penso che possiamo vederla anche in Bilbo, tant'è vero che c'è un momento in cui lui dice a Gandalf queste parole. È diventato un peso per me negli ultimi tempi. A volte mi sembra come un occhio che mi guarda fisso, e a ogni momento sono tentato di metterlo al dito e di sparire, sai? Oppure mi domando se è al sicuro e lo tolgo dalla tasca per accertarmene. Ho cercato di chiuderlo sotto chiave, ma ho scoperto che non avevo pace sentendolo lontano da me. Quindi direi più che altro una sorta di paranoia, no? Sapere che l'anello deve essere sempre con lui, che poi più o meno è anche quello che dicevo capitava a Gollum. Gollum stava lì tranquillo da solo su quell'isolotto, per questo non portava l'anello sempre in tasca o cose del genere, perché evidentemente era convinto che nessuno glielo potesse portare via. Si è verificata quella situazione in cui Gollum si era allontanato, poi Bilbo è incappato nell'anello e quindi è stato, diciamo, quell'attimo di distrazione che, tra virgolette, è stato fatale per Gollum. Ma se no, anche lui sicuramente doveva essere molto attento all'idea che qualcuno gli portasse via l'anello, cioè sicuramente era un'idea che non poteva sopportare, tant'è vero che poi per lui Bilbo è sempre stato il ladro dell'anello. Parlerei per l'appunto più di una questione di paranoia, ovviamente connessa alla dipendenza, perché in 60 anni di possesso è chiaro come la luce del giorno che sviluppi una dipendenza. E per la violenza verbale, per fortuna, e non fisica, sono anche d'accordo con te, lo vediamo molto bene nella scena in cui Bilbo si arrabbia con Gandalf, no? Addirittura nel libro vediamo che durante il litigio Bilbo per un attimo porta la mano all'elsa della spada, anche se dubito molto che la cosa sarebbe sfociata in uno scontro fisico, perché comunque poi Gandalf l'ha rimproverato e Bilbo, diciamo, è tornato in sé. Però è un dettaglio, secondo me, di una certa importanza. Vuol dire che proprio Bilbo in quel momento era molto, molto arrabbiato e che la sola idea di separarsi dall'anello gli era insopportabile. Tant'è vero che senza l'aiuto di Gandalf, Bilbo non se ne sarebbe mai separato. Infatti, secondo me, Gandalf è stato quello che ha impedito a Bilbo di perdere la luce e quindi di rimanere sempre focalizzato sulle cose giuste da fare, anche tornando al discorso di quando ha avuto a che fare all'inizio con l'anello. Secondo me, anche grazie a Gandalf, è riuscito a destreggiarsi bene con l'anello. Secondo me il caso di Bilbo è uno dei casi che possiamo definire anche più fortunati, nel senso che lui le virtù ce le ha, perché comunque Bilbo è una brava persona, non è egoista, non è violento, non ha desiderio di potere. Quindi
da questo punto di vista sicuramente dobbiamo elogiarlo per le sue virtù. Però, come dicevo, Bilbo è anche fortunato, innanzitutto perché è Gandalf. E Gandalf, nei momenti più importanti, è stato capace di consigliarlo e di guidarlo sulla giusta strada. Cioè, è importante anche notare il fatto che Gandalf non lo costringe a separarsi dall'anello, ma riesce a convincerlo, in modo che comunque la decisione finale sia sempre di Bilbo. È comunque Bilbo che si separa dall'anello. Attenzione a questa cosa perché è importante. Non avrebbe avuto senso che Gandalf lo costringesse, sarebbe stato controproducente. Quindi Gandalf lo aiuta, lo guida lungo questa strada, però la scelta è comunque di Bilbo. Ma appunto senza Gandalf Bilbo non ce l'avrebbe fatta, quindi è fortunato perché è Gandalf. È fortunato anche perché, ti ripeto, poi nella contea non aveva tanta occasione di usare l'anello. Questo naturalmente anche per il tipo di temperamento che aveva, un oggetto di quel genere non è che gli servisse a granché, quindi ok, lo custodiva, ne era geloso, non voleva mostrarlo a nessuno, però non lo usava male. E questo è già qualcosa. Però per l'appunto non sappiamo poi a lungo andare. Bilbo, secondo me, appunto, è la dimostrazione che oltre alle buone qualità ci vuole anche la fortuna. O comunque, se vogliamo metterla in termini un po' più particolari, ci vuole ogni tanto anche una sorta di angelo custode che ti aiuti lungo la via, ecco, mettiamola così. Gollum non l'ha avuto e Bilbo sì. E vorrei concludere con un'ultima puntualizzazione. Avevamo individuato quei tre punti quando si trattava di Gollum, quindi lunghezza del periodo trascorso come portatore, carattere del portatore, situazione in cui il portatore si trova. Allora, come lunghezza del periodo ci troviamo sicuramente in una situazione di periodo lungo, perché 60 anni sono tanti. Da questo punto di vista, ti ripeto, non dobbiamo assolutamente sorprenderci che Bilbo fosse dipendente dall'anello. Per il carattere, come ho detto, invece, il discorso cambia un po', perché comunque Bilbo è un personaggio che potremmo definire anche virtuoso, cioè i suoi difetti li ha, per carità. Io, per esempio, se dovessi trovare un difetto in Bilbo sarebbe il fatto che comunque lui ha un po' questo amore per la vita comoda e un po' per estensione anche per la ricchezza, perché comunque ha sempre condotto un'esistenza agiata. Ecco, io questa cosa la percepisco soprattutto nell'Hobbit, quando all'inizio dell'avventura è lontano da casa sua, quindi rimpiange la sua poltrona, la sua pipa, o anche il fatto che la sua casa era piena di stanze intere che contenevano abiti, guardaroba. Ecco, tutta questa cosa mi ha sempre fatto pensare che Bilbo, come difetto, avesse un attaccamento verso le cose materiali. Spiegherebbe anche il fatto che considerava l'anello così bello, così utile. Ricordiamoci che Bilbo non sapeva che l'anello fosse di Sauron. Non dimentichiamo anche questa cosa, eh? Né Bilbo né Gollum sapevano con che cosa avevano a che fare. E questo è un discorso che approfondiremo la prossima volta, ma che non va trascurato. Però, come dicevo, a livello caratteriale sicuramente è un personaggio Bilbo con più pregi che difetti. Quindi da questo punto di vista l'anello non ha grandissimo terreno fertile con lui, perché Bilbo non è egoista, non è violento, quindi queste cose, diciamo, che funzionano, tengono un po' a bada gli effetti nefasti dell'anello. E poi, come abbiamo già discusso, la situazione più difficile è stata nel periodo della sua avventura, mentre poi diciamo che si è trovato in una condizione tutto sommato abbastanza serena, in cui un po' per indole sua e un po' per fortuna è riuscito comunque a non essere influenzato dall'anello in maniera, diciamo, troppo forte o troppo rapida. Ripeto, 60 anni sono tanti, considerato che lui l'ha tenuto per tutto quel tempo, alla fine ne è uscito relativamente bene. E chiaramente però la sua dipendenza non era sparita, non era stata completamente curata. Certo, separarsi dall'anello è stata la cosa migliore che potesse capitargli, quindi ha fatto bene a rinunciarvi. Però anche dopo che se n'è separato, l'effetto, la conseguenza che l'anello aveva avuto su di lui non è stata completamente cancellata, e questo lo dice anche il professore. Nella lettera 246 parla chiaramente del fatto che Bilbo aveva ancora su di sé un marchio
tra virgolette, lasciatogli dall'anello una traccia, dice il professore, una traccia di orgoglio e possessività personale. Quindi anche questo fatto è interessante secondo me, perché quando Bilbo parte alla fine insieme a Frodo, insieme agli elfi, sono passati diversi anni dall'ultima volta che ha tenuto l'anello, perché ricordiamoci che da quando Bilbo lascia casa Baggins fino poi alla partenza di Frodo e poi la guerra dell'anello e tutte le conseguenze eccetera, passano parecchi anni, quasi 20 anni, per cui se dopo quasi 20 anni ancora Bilbo porta su di sé questa sorta di marchio, di traccia del lungo possesso dell'anello, ecco, anche questo ci suggerisce che nonostante tutto, nonostante la sua buona condotta, nonostante non abbia mai usato l'anello per il male, ancora comunque non era del tutto impermeabile, perché fondamentalmente non si può essere impermeabili all'anello, a maggior ragione dopo essere stati portatori. Questo era tutto per oggi, almeno per quanto mi riguarda. E stavolta abbiamo citato poche fonti, mi riservo di parlare di nuovo un po' del saggio di Tom Shippey nel prossimo approfondimento. Stavolta mi sono limitata al Signore degli Anelli, allo Hobbit, e poi ho menzionato brevemente una lettera del professore. La prossima volta continueremo comunque il discorso con i portatori che ci mancano. Ok, grazie tante Nenia per la tua bellissima spiegazione. grazie a te e a tutti quanti. Ma è sempre molto piacere venire qui e fare queste chiacchierate. Grazie. E Mello, con questo è tutto, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e la prossima volta con l'ultima parte dell'approfondimento sui portatori dell'anello, e se ti va ci vediamo la prossima volta. Ciao Mellon!